credo che l'atto compiuto questa mattina di dedicare un'aula a Massimo D'Antona sia una cosa che di per sé dice che non siamo semplicemente di fronte a una ricorrenza, a un ricordo, ma siamo di fronte ad una persona che ha lasciato un segno indelebile nella storia di questo paese. Siamo qui a ricordare anche il ruolo importantissimo e decisivo che il movimento sindacale, tutti quelli che si sono battuti, hanno dato anche per combattere il terrorismo. Quel terrorismo balordo che ha portato via a noi un contributo così prezioso come quello del professor D'Antona, che ci manca tanto, ma credo che sia importante in un momento come questo ricostruire, rilanciare anche con forza la memoria di questo paese.